Ciao a tutti amici di Tech Princess, io sono Carla e oggi voglio spiegarvi un'applicazione molto interessante ma soprattutto carina. Si basa più o meno su quella filosofia dei ricordi di Facebook, ma è molto più completa. Ve la spiego dopo la sigla. TimeHop è l'applicazione della quale voglio parlarvi oggi. Più che un'applicazione utile e simpatica e piacevole per passare qualche minuto in totale relax, come anticipato prende largamente spunto dalla funzione di Facebook che consente di giorno in giorno andare a guardare i ricordi, ovvero quello che abbiamo fatto lo scorso anno nell'esatto preciso giorno. Bene, TimeHop fa più o meno la stessa cosa, ma lo fa andando a unire insieme più social network e non solo. Infatti, in una sola applicazione potrete andare a inserire Facebook, Instagram, Twitter, Swarm, ma anche la galleria del cellulare, gli SMS, Dropbox, Google Photo, insomma tutti gli spazi, più o meno tutti, all'interno dei quali potreste avere delle fotografie, perché maggiormente di quelle si tratta, conservate. Molto interessante perché una volta che l'avremo aperto, ogni giorno farà una raccolta di tutte le piattaforme, andrà a vedere quello che abbiamo pubblicato su tutte le piattaforme e ce le restituirà sotto forma di ricordi. Sempre da TimeHop potremo poi andare a ricondividere i nostri ricordi oppure salvarli all'interno della galleria. Sarà direttamente l'applicazione a farci scegliere fra il formato squadrato per Instagram, il formato originale oppure addirittura il prima e il dopo. Ad esempio, se nella data dello scorso anno, anche di anni prima perché va molto indietro, abbiamo scattato un selfie, direttamente dall'app potremo fare il prima e dopo scattandocene immediatamente un altro e verrà immediatamente creato il sample da andare a ricondividere. TimeHop è completamente gratuita, però all'interno ha della pubblicità non eccessivamente invadente, ma dovrete abituarvi al fatto che spunterà ogni tanto mentre starete scorrendo i vostri ricordi. Però una cosa simpatica c'è ed è quella che in mezzo a queste pubblicità di tanto in tanto vi va ad inserire dei ricordi generalmente storicamente importanti, quindi non importanti soltanto per voi, ad esempio l'anniversario di una qualche scoperta scientifica. Un'applicazione, ripeto, poco utile ma molto divertente, e soprattutto ho riscoperto il piacere di andare a guardare soprattutto fotografie che avevo scattato tanto tempo fa e nemmeno ricordavo di avere più. Bene amici Tech Princess, io vi ringrazio per la visione del video, vi lascio all'interno dell'info box il link per scaricare l'applicazione, lasciate un like se il video vi è piaciuto e se avete qualche dubbio scrivetemelo all'interno dei commenti. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!